Allora, facciamo un esempio. Prendiamo un esempio. Allora, C è uguale all'insieme della x, y, z tali che x quadro più y quadro è minore o uguale di 1 e x quadro più z quadro è minore o uguale di 1. Allora, prendiamo la funzione, prendiamola particolarmente semplice. Prendiamo, che ne so, 3x più y meno 3. Prendiamo la funzione lineare così non ci complichiamo troppo. Allora, prima cosa, descrizione dell'insieme. Come è fatto questo insieme? Qua abbiamo x, y e z. X quadro più y quadro uguale a 1. L'altro, x quadro più z quadro uguale a 1, non è altro che un cilindro, invece stavolta la sezione è circolare in questa direzione. Quindi devo fare l'intersezione di due tubi, no? Perché questi sono assi esterni. E come viene questa intersezione? Qua la figura si complica parecchio pure. La figura viene fatta così più o meno. Allora, cioè viene un qualcosa che ha di qua e di qua alla superficie del cilindro che sta andando in questa direzione qua, cioè vi faccio delle linee per farvi capire, e qua c'ha la superficie del cilindro, bisognerebbe fare realizzare l'oggetto, ok? Vedete questo fagottino che fa, diciamo, c'è una superficie laterale alla superficie di un cilindro e la superficie di sopra e di sotto appartiene alla superficie dell'altro cilindro. Ok, questa intersezione dove sta? L'intersezione, la giuntura tra le due superfici sta quando valgono tutte e due le uguaglianze. Allora, quando io posso avere x quadro più y quadro uguale a 1 con l'altra che ho la disequazione. Allora, innanzitutto è un insieme limitato, facile vedere con l'insieme. Però se ho anche x quadro più z quadro uguale 1, mettiamo a sistema di 2, quindi se metto a sistema di 2 devo stare su queste giunture qua. Allora, vediamo se quelle giunture qua, quelle giunture che ho disegnato più o meno corrispondono. Beh, guardate che qui io trovo,
se faccio la differenza, trovo y quadro uguale z quadro. Perché faccio, viene y quadro meno z quadro uguale a 0. Questo è questo se no, questo è questo se no. Porto dall'altra parte y quadro uguale a 0. Quindi con x quadro più y quadro uguale a 1. Quindi come sono fatti questi punti qua? Per esempio, se io per parametrizzare questi faccio prendo per esempio t compreso da 0 per pi greco, allora faccio coseno di t, seno di t, così y quadro più y quadro fa 1, ma siccome z quadro uguale a y quadro, l'altro è più o meno seno di t. Vedete che mi trovo perfettamente. Se faccio coseno di t, seno di t, seno di t, oppure coseno di t, seno di t, meno seno di t, mi trovo. E vedete che sono due parametrizzazioni che descrivono due ellissi. Queste sono ellissi, perché sono in quale piano? Il piano è y uguale, sono date dall'intersezione di un piano y uguale a più o meno z, a seconda di quella che voglio prendere, e poi l'altra equazione è x quadro per esempio più y quadro mezzo più z quadro mezzo uguale a 1. Quindi si può vedere anche come l'intersezione di un piano con un'ellisse indefinita, non so quando vado a fare intersezione di un'ellisse. Cioè avete due ellissi così, dove si attaccano questi due cilindri. Ok? Quindi io voglio fare. Adesso questa è la descrizione geometrica, quindi insomma c'ha la sua difficoltà. Non è, c'ha il suo peggio. Come posso fare io però a massimizzare o minimizzare questa funzione? Allora, prima di tutto, punti all'interno, stazionari, ce ne stanno o no? No, perché? Perché il gradiente di f, quando fa 3, 1, meno 1, non è nullo neanche lontanamente, e quindi sicuramente non ci sono punti stazionari interni. Se voglio andare a vedere punti stazionari su un vincolo, cosa devo fare? Per esempio, devo fare 3x più y meno 2z più lambda x quadro più y quadro meno 1. Però attenzione, gli eventuali punti stazionari che trovo sulla superficie devono verificare l'altra diseguazione, perché se no io dove sto, quando invoco questo vincolo, su quale vincolo sto ragionando? Sto ragionando sul vincolo su tutto questo cilindro verticale qua, sulla superficie laterale di questo cilindro verticale. Quando mi esce fuori un punto stazionario, quel punto stazionario se va fuori della zona che mi interessa non mi interessa più. Allora andiamo a fare, quindi abbiamo 3 più 2 lambda x uguale a 0, ora abbiamo 1 più 2 lambda y uguale a 0, ora abbiamo meno 2 uguale a 0, può essere meno 2 uguale a 0? No, quindi questo sistema non ha punti stazionati. Il motivo è molto semplice: siccome qua io posso salire e scendere in z, e la mia funzione in z sale e scende, scende e sale, scende quando è monotona decrescendo in z, siccome quello è un cilindro rispetto a z, quando io mi sposto sulla superficie laterale, salgo e scendo in z, la funzione sale e scende. Quindi nessun punto sulla superficie laterale di questo cilindro può essere stazionato. Andiamo a vedere l'altro. L'altro
moltiplicatore di Lagrange ci hanno detto subito che i punti stazionari sulla superficie laterale del primo cilindro non ci stanno. Sulla superficie laterale dell'altro cilindro, quindi ho 3x più y meno 2z più lambda volte x quadro più z quadro meno 1. Beh, qua cosa mi interesserà? Mi interesserà la derivata rispetto a z, che è 1, che è diverso da 0, e quindi anche in questo caso sull'altro cilindro, essendo la funzione lineare, non può avere punti stazionari. Allora, dove devono stare questi benedetti massimi e minimi? Sulle attaccature, cioè su diciamo la giuntura, cioè dove operano tutti e due i vincoli. E allora andiamo a far operare tutti e due i vincoli. Allora, vedete, un modo era, io ho le due parametrizzazioni, perché questi qua sono due insiemi, ho queste due parametrizzazioni, cosent t meno sent t, ok? Allora cosa faccio? Faccio variare t tra 0 e 2 pi greco, mi faccio una parametrizzazione, mi faccio un'altra parametrizzazione, me le studio, vado a vedere dove stanno i massimi e i minimi, sono due funzioni di una variabile. Quella è una possibilità. O se no, possiamo fare con i massimi e i minimi vinco. Eccola, io che devo fare? Lambda questo più mu x quadro più y quadro meno 1. E questa è la mia variabile. Ok? Qua non neanche devo guardare che alla fine quando quelli si vanno a intersecare mi danno luogo a due ellissi, perché io quando vado a fare l'estensione dei, diciamo, vado a fare operare i due vincoli, automaticamente posso scrivere questa variazione. Adesso andiamo a vedere come funziona. Lo faccio qua. Allora, derivata rispetto a x, 3 più 2 lambda x più 2 mu x uguale a 0, poi 1 più 2 mu y uguale a 0, poi ho meno 2 più 2 mu z uguale a 0, e poi ho x quadro più z quadro uguale a 1, x quadro più y quadro uguale a 1. Devo risolvere questo sistema. Quindi no, ce l'ho sbagliato qualcosa. Non ho sbagliato niente, perché sì, qua ho sbagliato questo che è là. Lambda x più 2 mu y, 2 mu y, 2 lambda z. Ok. Va bene. Allora io cosa trovo? Trovo che mu è uguale a 1 su 2 y, meno 1 su 2 y. Mentre lambda è uguale a 1 su 0. Allora posso, naturalmente i punti in questione devono avere x diverso da 0 e y e z diverso da 0, altrimenti se y e z fossero 0, qua l'equazione diventerebbe impossibile. Quindi posso sicuramente dividere con y. Quindi andando a sostituire qua ho 3 più 2 x su z a meno 1 meno y meno x su y uguale.
Quindi se preferite, moltiplicate per zy, qua trovate 3zy, no? Più 2xy meno xz uguale a 0. Che diventa un'equazione da aggiungere a x quadro più z quadro uguale 1, x quadro più y quadro uguale 1. Ok? Vabbè, poi bisogna risolvere, il problema bisogna sempre risolvere questo sistema. Allora, se io vado a risolvere anche che z è uguale a più o meno y, perché da qua ho z quadro uguale a y quadro, z è uguale a più o meno y. Allora questa equazione qua me la posso sdoppiare, allora scrivo z uguale a y, allora qua mi diventa 3y quadro più 2xy meno xy più xy uguale 0, quindi mi diventa o y, allora mi diventa y, una possibilità è y uguale 0, no? Z uguale 0. Allora se y uguale a 0, z uguale a 0, abbiamo detto che dobbiamo scartare queste qua. Y uguale a 0 possiamo scartare perché non soddisfaceva questa all'inizio, quindi possiamo togliere. Quindi possiamo togliere y, no? Quindi qua mi viene 3 più x, 3y più x uguale 0, poi mi viene 0 uguale x, no? E mi viene quindi x uguale meno 3x, z uguale y, poi io so che z quadro più y quadro fa 1, quindi mi viene più o meno 1 su radical 2, allora qua mi viene meno più 3 su radical 2, poi più o meno 1 su radical 2, più o meno 1 su radical 2. Vediamo un po' se funzionano questi punti allora x quadro fa 3 mezzi, no, non mi trovo niente, ho sbagliato qualche posto. Allora torniamo indietro, 1 uguale meno 1 su 2y, lambda uguale 1 su 0, e questo è giusto. Andando a sostituire viene 3 più 2x su z meno x più x uguale a 0, moltiplicando 3z y più 2x y meno z uguale a 0. Ma siccome z è uguale a più o meno y, se z fosse uguale a y, mi viene 3y quadro più y uguale a 0,
sembra corretto, ma non può essere, non può essere perché. Ma non può essere. Ah, ecco, sbagliato. No, però. Sì, perché non è Z quadro più Y quadro uguale a 1, tagliato. È x che è uguale a meno 3y, quindi quando faccio io so che x quadro più y quadro è uguale a 1, quindi x quadro uguale a 9y quadro, quindi y quadro 10y quadro uguale a 1, allora y farà 1 sulla radica 10, z farà 1 sulla radica 10, questo va col più o col meno, e x deve fare col meno col più 3 sulla radica 10. Andiamo a vedere se funziona adesso. Allora, x quadro più z quadro fa 9 decimi più un decimo che fa 1, x quadro più y quadro fa 9 decimi più un decimo che fa 1, poi mu deve fare meno 1 su 2y, quindi mu deve fare meno più radica 10 mezzi che moltiplicato poi invece lambda fa meno più radica 10 senza mezzi, allora però x faceva 3 su radica 10, quindi qua mi viene andare a sostituire qua sopra e vedere se fa 0. X non mi torna. Allora andiamo a sostituire y, non stava per qua, quindi mu è uguale a meno 5 radica 10 fratto lambda uguale meno 2 radica 10, quindi noi abbiamo 3 più 2 lambda x, 2 lambda x mi viene meno 9, e però radical 10 per, ah sì, perché 1 è con qua è più o meno, 1 è con più, 1 con meno, quindi 1 viene meno 9, l'altro viene più 6, mezzo 3 meno 9 più 6. Perché se prendo quello col più, qua c'è meno, qua viene meno. Sì, funziona. Ok, quindi queste sono due punti che praticamente sarebbero i punti stazionari su una delle due ellissi. L'altra possibilità è prendere 0 uguale meno y, non voglio cancellare. Se prendo 0 uguale meno y, e vado a sostituire, mi viene meno 3y quadro
più 2xy, più xy, quindi qua mi viene più 3xy uguale a 0. Anche qui la y la posso togliere perché e quindi qua mi viene x uguale y e z uguale meno y. Siccome x quadro più y quadro fa 1, in questo caso avrò 1 sul radical 2 più o meno 1 sul radical 2 e poi meno più 1 sul radical 2. Questi sono i tre punti, gli altri due punti stazionari, sono 4 punti stazionari. Praticamente perché 2 sono su un'ellisse e 2 sono su un'altra ellisse. Se voi prendete, se vi ricordate, quella è un'unione di due ellissi. Allora, su ogni ellisse due punti stazionari ci devono stare, perché là ci deve stare sull'ellisse un massimo e un minimo. Infatti ci abbiamo, siccome la funzione è in realtà una funzione dispari, cioè nel senso che io scambio, cambio segno, tutti i segni a x, y e a z, la funzione cambia segno, come vedete su un'ellisse i due punti stazionari sono, hanno coordinate opposte, una c'ha coordinata meno 3 sul radical 10, 1 sul radical 10, 1 sul radical 10, e l'altro c'ha più 3 sul radical 10, meno 1 sul radical 10, meno 1 sul radical 10. Sull'altra ellisse invece, che è messo in un'altra direzione, i punti stazionari sono 1 sul radical 2, 1 sul radical 2, meno 1 sul radical 2, l'altro punto stazionario è meno 1 sul radical 2, meno 1 sul radical 2, più 1 sul radical 2. Ovviamente per andarsi a valutare diciamo adesso quale sia il punto di massimo e il punto di minimo, dobbiamo semplicemente calcolare la funzione su questi quattro punti, anzi in realtà su due di questi punti, perché siccome la funzione è dispari, la funzione è la 3x più y meno 2z, per esempio se lo calcolo nel punto radical 2, f di 1 su radical 2, 1 su radical 2 meno 1 su radical 2, quanto fa? Fa 3 più 1, 4 più 2 fa 6 sul radical 2. Ovviamente su punto con tutte le coordinate scambiate farà meno 6 sul radical 2. Invece f, quindi questo fa 6 sul radical 2, cancelliamo qui e andiamo a vedere invece f di 3 sul radical 10 meno 1 sul radical 10 più 1 sul radical 10. Allora 3 per 3 9 meno 1 8 meno 2 6, questo fa 6 sul radical 10 e sul punto opposto farà meno 6 sul radical 10. Quindi chi sono i massimi e i minimi? Sono questo, che è più grande, e meno 6 sulla radical 2, che è il valore minimo per tutti. Quindi, come vedete, abbiamo alla fine risolto il nostro problema con i moltiplicatori di Lagrange. Quindi, nonostante fosse un sistema 5x5, con un po' di fatica, quello che potete fare per esercizio e andare a vedere che facendo la parametrizzazione, le due parametrizzazioni, la facciamo. Allora qui avevamo, per esempio, andiamo a fare direttamente soltanto quella che ci dà il massimo e il minimo. Andiamo a fare f di coseno di t seno di t meno seno di t, ok? Se vi ricordate, questa era una parametrizzazione. Perché avevo x quadro più y quadro che faceva 1 e poi x uguale, che era uguale a meno 0, parte da x uguale a 0. Questa funzione qua, siccome la funzione è 3x più y meno 2z, qua abbiamo
3 coseno di t più 3 seno di t. Ok? Quindi quando vado a questa qua è la chiamo g di t. Allora, g' di t fa 3 e il coseno di t meno seno di t uguale a 0. Allora, quando è che si annulla? Quando coseno di t uguale a seno di t, quindi a pi greco quarti e a pi greco quarti più pi greco. Quindi quando o quando questi sono 1 su radica 2 e 1 su radica 2, e quindi qua mi viene 1 su radica 2, 1 su radica 2 meno 1 su radica 2, oppure quando sono nel punto opposto. E quindi come vedete avete trovato il punto di massimo e il punto di minimo. Se lo fate dall'altra parte, cioè facevo coseno, seno, seno, stavolta la funzione da massimizzare era 3 coseno più seno meno 2 seno, quindi veniva 3 coseno meno seno. Quindi stavolta g' di t era meno coseno di t più 3 seno di t. Quindi qua bisognava avere che seno di t, diciamo coseno di t, doveva fare meno 3 seno di t. Allora, siccome cosenquadro più senquadro deve fare 1 e cosenquadro è uguale a 9 senquadro, vuol dire che se 10 senquadro fa 1, quindi seno di t fa 1 su radica 10, più o meno. Però se questo è positivo, il coseno è negativo e viceversa. Quindi avrò 3 su radica 10 meno 1 su radica 10 meno 1 su radica 10, oppure meno 3 su radica 10 più 1 su radica 10 più 1 su radica 10. E sono gli altri due punti stazionari. Come avete visto, anche in questo caso in cui il sistema dei moltiplicatori di Lagrange si riusciva a fare con un pochettino di fatica, però una volta che avevo scritto la parametrizzazione, in realtà quello, il problema unidimensionale era necessariamente più facile. Okay? C'è poco da fare, è meglio fare un'equazione in una variabile che un sistema di 5 equazioni in 5 variabili. Okay. Quindi in realtà è stato molto più rapido del previsto. Vabbè, detto questo e considerato che un'altra cosa voglio dirvi, questo non riguarda il matematico complicato di Lagrange. Allora, supponiamo che l'insieme, allora, prendiamo il caso bidimensionale. Molto spesso, molto probabilmente voi avrete da considerare problemi di massimo e minimo su insiemi bidimensionali, perché già dovete fare parecchi esercizi. Quindi supponiamo che l'insieme in questione sia fatto così. Ok? Sta roba qua. Poi supponiamo che la funzione da massimizzare su questo insieme qua sia f di xy uguale x quadro più x. Ok. No, questo è un altro. Voglio sapere dove stanno i massimi e i. Possono stare dentro? No, la funzione in y sale e quindi il gradiente ha una coordinata che vale 1, quindi non possono stare dentro. Il massimo dove può stare? Ultimo quadrato.
Io dico che il massimo sta qua. E il minimo? E il minimo sta su due punti, no? In realtà il minimo, anzi è più facile ancora, il minimo sta qua, cioè sta a due punti in mezzo rispetto, poi in realtà siccome cambia la posizione, il minimo sta qua e il massimo sta qua. Perché? Quindi c'è bisogno di andarsi a calcolare tutti, per esempio la funzione qua sopra, per esempio la funzione su tutto questo no, perché? Allora, prendi un punto qualunque che sia su. Prendi un punto qualunque. Qua la y vale, mettiamo meno 1 qua, no? Qua la y vale meno 1. È il valore minore possibile per la y, no? Sì. X quadro più di 0 può valere. Quindi se prendo qualunque altro punto, f di x1, y1 vale. La funzione vale 3x1 quadro più y1 che vale maggiore o uguale di meno 1, fine. Cioè la funzione sale, allora se io la guardo solo su questo semipiano, la funzione sale nella y e quando mi sposto verso destra nella x, perché il gradiente è 2x, quindi se mi sposto nella x la funzione sale, se mi sposto nella y la funzione sale su questo semipiano. Dall'altra parte fa la cosa simmetrica, cioè se sposto nella x negativamente la funzione sale, ma nella y fa la stessa cosa di prima, sale quando mi sposto nella y. Quindi questo è sicuramente il minimo, meno di questo non può valere. In qualunque altro punto non può valere meno 1, perché basta che se la x è diversa da 0 allora la y è maggiore di meno 1 e quindi devo sale. Quindi il minimo sta qua. Ora il massimo, siccome la y sale nella y, il massimo dove può stare? Su ogni segmento, qui in verticale, io quando salgo o incontro un punto di qua o un punto di qua. Ok? Quindi il massimo sta sicuramente su uno di questi due pezzi di frontiera. Tuttavia però è un pleonasmo, tuttavia se prendo due punti che stanno alla stessa altezza qua, chi c'ha la x più grande? Questo o questo? Quello di destra. Allora siccome la y è la stessa, la x più grande qua vale più di qua, quindi tutti questi punti li posso escludere, quindi il massimo sta qua. Allora che cosa devo fare? Qua qual è l'equazione? L'equazione è che y è uguale a 1 meno x. Allora che cosa devo fare? Devo fare il massimo di x quadro più 1 meno x al variabile di x compreso tra 0 e 1. Questa funzione qui è una funzione di una variabile, quando derivo la derivata vale 2x meno 1 uguale a 0, x uguale a 1 mezzo, il massimo sta qua nel punto 1 mezzo 1 mezzo 1 mezzo 1 mezzo, la funzione vale 1 mezzo più 1 quarto che vale 3 quarti. Boys, allora quello è il minimo, è il minimo qua sopra, quindi il massimo deve stare qua e qua. Infatti qua la funzione vale 1, 0 più 1 e qua la funzione su questo segmento, la funzione ha un andamento, diciamo nella x c'è una parabola e il massimo lo assume sui due punti estremi del segmento, quindi il massimo sta nei punti 1, 0 e nei punti 0, dove la funzione vale 1. Sempre su quel segmento sta, non è che sta da un'altra parte, però sono due. Quindi sta, i massimi sono due, stanno in 1, 0 e 0, 1 e il minimo sta in meno 1, 0. Fine. Quindi questo è un esercizio semplice, ci vanno 3 minuti se vi mettete a fare tutti i moltiplicatori di Lagrange, perché io vi chiederò il massimo e il minimo assoluto. Poi certo, se avete, mi volete dire anche quali sono i punti, se volete perdere tempo, diciamo, potete fare, se avete già fatto gli altri esercizi, potete dirmi delle cose in più, però non è richiesto. Chiaro? Quindi io vi chiederò, vi do un insieme compatto, vi do la funzione, vi chiedo il massimo e il minimo, vi do il massimo.
Questo è quanto, vabbè, allora diciamo che l'ultima cosa, abbiamo giusto un quarto d'ora per un esercizio che può capitare. Allora, supponiamo di avere un triangolo per comodità di strumenti nell'origine, poi per esempio un vertice è il punto di coordinate 3, 1 e un vertice mettiamo il punto di coordinate 1, 5. Allora, per esempio, supponiamo di voler, allora questo è il triangolo T che è delimitato da questi due lati. Allora io voglio integrare su T la funzione logaritmo x più y, allora questo è un integrale banalissimo. Allora è un integrale che è convergente, la funzione tutto il primo quadrante per esempio è ben definita, nell'origine in verità la funzione non è definita perché la funzione va a meno infinito, però non è un problema perché quando andremo a fare l'integrale vedremo che questo integrale viene finito lo stesso, ok? La funzione è sommabile, cioè se spezzate parte positiva e parte negativa e fate l'integrale viene comunque sommabile, è solo la parte negativa che va a meno infinito, quindi l'integrale potrebbe al limite fa meno infinito, però quando andremo a fare l'integrale vedremo che l'integrale viene finito. Tuttavia il problema è calcolare l'integrale, problema banalissimo, si fanno un paio due per integrare per parti, però sono una mezza marea di conti, pare semplice. Allora come si fa? Qui in particolare, se lo voleste fare come prendendo T come insieme normale, dovete spaccare T in due pezzi, perché qua avete la parte, diciamo, la funzione di sotto e la funzione di sopra che hanno un'equazione, e qua la funzione di sotto rimane la stessa, la funzione di sopra cambia. Quindi quando andate a scrivere le due equazioni, insomma i due pezzi eccetera, viene una marea di conti che non vale proprio la pena di fare. Invece è praticamente dal punto di vista dei calcoli molto più conveniente andare a fare un cambiamento di variabile. Come si fa il cambiamento di variabile in questo caso? In questo caso si opera un cambiamento di variabile lineare, cioè si scrive U una combinazione lineare di XY e V una combinazione lineare di XY. Come si fa? Allora io scrivo U uguale per esempio 5X meno Y e V uguale 3y meno x. E quale motivo? Nel piano, allora, questo è il piano x. Nel piano uv andiamo a vedere, allora qua c'è la p, qua c'è la q, i nuovi vertici chi saranno? L'origine rimane nell'origine, perché quando ci metto qua 0 e 0, 0 e 0, u e v escono 0 e 0. Andiamo a vedere chi sono p' e q', cioè i trasformati di p e q. Quando ci metto 1, 5, vedete che la U mi viene 0, perché 5 meno 5 fa 0. 1, 5, qua mi viene 3 per 5, 15 meno 1 che fa 14, quindi qua mi viene 0, 14. Quindi passiamo a 14. Andiamo a fare il contrario e a mettere 3, 1. Allora vedete che qua mi viene 14 e qua mi viene 0. Quindi questo insieme è diventato un bel triangolo con i lati, con due lati messi. Se scegliete, allora io come ho scelto questi valori? Li ho scelti in maniera tale che
su, a turno uno dei due punti si annullasse la U o si annullasse la V, e poi ha avuto l'accortezza di fare in modo tale che l'altra variabile mi diventasse positiva. Cioè, se mi veniva negativo ho cambiato segno. Così sono sicuro che il mio triangolo è andato a finire nel primo quadrante. Allora, cosa mi dice? Adesso, se però io voglio ricavare x e y, cosa devo fare? Cioè, se voglio invertire, questo è un cambiamento di variabile. Qual è il cambiamento di variabile inverso? Cambiamento di variabile, per fare il cambiamento di variabile inverso devo fare u più 5v fratto 14, e mi viene la y, che u più 5v, questo se ne va, poi viene 14y, quindi divido per 14 mi viene la y. Oppure devo fare 3u più v fratto 14 e mi viene la y. Ok? Adesso, quindi, il mio integrale come lo posso scrivere? Lo posso scrivere come l'integrale su t del logaritmo di 3x più y in dx dy. Questo diventa l'integrale su t primo di che cosa? Del logaritmo x più y, devo fare semplicemente la somma di questi qua, quindi devo fare 4u più 6u, quindi 4u più 6v fratto 14, poi qua ci devo mettere du dv su t primo è questo qua, e poi ci devo mettere lo jacobiano del cambiamento di coordinate. Qual è lo jacobiano del cambiamento di coordinate? Il determinante, però assoluto determinante di xy rispetto a uv. Ricordatevi sempre la regola della semplificazione, qua du dv si semplifica e via dx dy e mi torna a dv. Quindi devo fare lo jacobiano di questa matrice qua, questa matrice diciamo di questo cambiamento di coordinate qua. Qual è lo jacobiano? Lo jacobiano è 1 quattordicesimo, 5 quattordicesimi, 3 quattordicesimi, 1 quattordicesimo. Quant'è il determinante? Allora, quel determinante è 1 meno 15 fa meno 14, fratto 14 per 14 viene meno 1 quattordicesimo, col valore assoluto fa 1 quattordicesimo. Quindi qua mi viene 1 quattordicesimo. Più semplicemente, potevo anche, in questo caso lo jacobiano era costante, potevo fare anche lo jacobiano della matrice inversa. La matrice inversa, scusate, lo jacobiano dell'applicazione inversa, che è la matrice inversa, che è questa matrice qua, 5 meno 1, meno 1, 3. Questa matrice qua è l'inversa di questa, il determinante di questa fa 14, che è reciproco, infatti funziona. E però una volta che avevo fatto quello veniva 14, quello era dv in dxy, e quindi qua non ci devo mettere 14, ma ci devo mettere il determinante della matrice inversa che fa un quattordicesimo per il teorema di Binet. Ok? Non vi potete sbagliare se dovete mettere 14 o dovete mettere un quattordicesimo, perché lasciate perdere che qua ci sta questa funzione qua, metteteci uno, qua chi vi viene l'area di t. Quando cambiate variabile qua vi rimane sempre la funzione 1, qua che vi viene l'area di t'. Allora l'area di t' non può venire uguale all'area di t, o viene 14 volte più grande o viene 14 volte più piccolo. Ma secondo voi tra t e t' chi è 14 volte più grande come area? T', perché qua i numeri sono più grandi, non si vede. Allora, 14, poi invece siamo 1, 5, 3, 1. Se andate a fare l'area, mi fate il calcolo, vedete che l'area di t' viene 14 per 14 diviso 2, invece l'area di t viene 7. Provate. Allora, se io quanto viene qua, questo punto qua? Questo punto qua viene un terzo, quindi qua viene 5 meno un terzo che fa 14 terzi, questa è la base comune, e questo la somma delle due altezze fa 3, 14 terzi per 3 diviso 2 fa 7. L'area di quei due triangoli fa esattamente
diciamo, di questi due triangolini qua, sommata, che fa la diciamo, T, fa esattamente così. Ok? Vedete, tutto quanto funziona. Ora, per quale motivo questo valore dovrebbe essere meglio? Perché questo qua non è altro che un quattordicesimo dell'integrale tra 0 e 14 in du. Dell'integrale tra 0 e 14 meno 1 in dv di che cosa? Del logaritmo di 2u più 3v meno logaritmo 7. Quindi, come vedete, l'integrale si è semplificato a quanto? Ok? Ovviamente logaritmo 7 è una costante e quindi viene la costante per l'area del T'. E l'altro invece è un integrale che bisogna fare. E l'altro lo dovete fare, c'è poco da fare. Ok? In verità anche sull'altro ci sarebbe da dire, perché se io devo fare l'integrale del logaritmo di 2u più 3v in dv, devo fare prima l'integrale intero tra 0 e 14 meno 1, ok? Allora, questo logaritmo di 2u più 3v me lo scrivo così, lo scrivo come logaritmo di v più 2 terzi u più una costante. La costante non ce la metto perché tanto nel momento che questo chi è v più 2 terzi u per logaritmo di v più 2 terzi u calcolato tra 0 e 14 meno v meno integrale tra 0 e 14 meno u di 1 in dv. Perché? Qua lo integro per parti, qua integro 1, l'integrale di 1 in dv è v, però può essere anche v più una costante, no? Allora, se io come costante mi scelgo 2 terzi u, lo posso fare, u rispetto a v è costante, quindi mi scelgo v più 2 terzi u. Allora, qua faccio questo e questo, meno, adesso quando questo lo integro viene v più 2 terzi u, la derivata del logaritmo di v più 2 terzi u quanto fa? Fa 1 fratto v più 2 terzi u per la derivata di v più 2 terzi u rispetto a v che fa 1. Quindi questa, quindi quando vado a fare il secondo integrale in parte, poi mi viene esattamente 1. Perché mi viene 1? Perché ho scelto la v con il coefficiente 1 davanti, mettendo in evidenza, invece di mettere in evidenza 14, ho messo un quattordicesimo, massima evidenza 3 quattordicesimi. E poi perché quando ho integrato per parti mi sono scelto la costante in maniera opportuna. Ovviamente questa è una valutazione, ve la fate, questo è un integrale che fa 14 meno 1 con meno davanti, sostituite, a quel punto vi rimane da fare un integrale di una funzione di una variabile. E ovviamente i pezzi sono più di sono diventati, qua ci sta, vabbè, questo pezzo che è questa costante per 98, che era l'area del DT primo. Poi ci sta da integrare la differenza tra queste due valutazioni, meno 14 più 1. E bisogna fare l'integrale di du per u che vale tra 0 e 14. Però alla fine si fa. Quindi diciamo questo integrale qua, che sembra una marea di conti, se fatto nel modo giusto, i conti si riducono a meno di un terzo. Se invece partite sparati e volete scrivere con l'insieme normale, i conti vengono molto molto più
complicati. Quindi ogni tanto un integrale del genere capita. Allora, un'altra cosa che non abbiamo sottolineato è perché quando io cambio in variabile, faccio il cambiamento di variabile, perché da t mi viene t prima? Perché una volta che io ho fatto il cambiamento di variabile determinando i vertici, siccome il cambiamento di variabile è lineare, se porta questi tre vertici in questi altri tre vertici, porta i segmenti che li congiungono in segmenti, e quindi automaticamente il triangolo t mi diventava il triangolo t prima. Una volta che sapevo i vertici t prima, era fatto. Chiaro? Perché il cambiamento di variabile era lineare. Se il cambiamento di variabile fosse stato non lineare, e allora no, non bastava determinare i punti, perché il segmento mi poteva diventare una curva, quindi bisognava anche andare a vedere come si trasformava il lato. Invece in questo caso ciò non era necessario. Comunque, un integrale di questo tipo ogni tanto, non dico in tutti i momenti, ma ogni tanto capita.